La prova del cuoco, Antonella Clerici felice, foto con Giovanni Ciacci. Antonella Clerici con Giovanni Ciacci prima della prova del cuoco, la foto. Antonella Clerici ha trascorso ieri una bella serata insieme agli amici di sempre, tra cui è apparso anche il giornalista e protagonista di Detto Fatto Giovanni Ciacci. La conduttrice della prova del cuoco ha infatti postato poche ore fa su Instagram una foto insieme all'amico, e ha poi scritto nella didascalia dell'immagine che ieri ha passato proprio una bellissima serata insieme ai suoi amici come ai vecchi tempi, spettegolando insieme al giornalista di Gossip, e rimembrando le loro avventure passate. Chissà di chi avranno sparlato Antonella Clerici e Giovanni Ciacci, sotto la foto, la bionda conduttrice ha infatti scritto attraverso un hashtag la parola spettegules, proprio per far capire ai suoi fan che l'argomento principale dei loro discorsi è stato il gossip. La Clerici è quindi ritornata a sorridere, dopo che qualche giorno fa aveva fatto preoccupare tutti a causa di una dichiarazione shock che riguardava il suo amato Labrador di nome Oliver. La prova del cuoco, Antonella Clerici e Giovanni Ciacci insieme, come ai vecchi tempi. Antonella Clerici aveva fatto preoccupare non poco i suoi fan la settimana scorsa, dopo che aveva pubblicato una foto di Oliver affaticato e con il muso triste, il Labrador della conduttrice della prova del cuoco ha comunque già 15 anni, e gli acciacchi iniziano a farsi sentire. Antonella Clerici aveva poi rassicurato tutti sulle condizioni del cane pubblicando qualche giorno fa un video in cui Oliver si appropinquava a bere dalla sua ciotola, e sotto il video aveva annunciato che si stava riprendendo benissimo. Passata la terribile pausa, Antonella è oggi tornata a sorridere anche grazie alla meravigliosa sera che ha trascorso insieme all'amico Giovanni Ciacci, con cui si è scambiata i succosi gossip dell'estate e non solo. I due ritorneranno in TV a settembre in Rai, Antonella con la prova del cuoco, mentre Ciacci all'interno della trasmissione di tutorial Detto Fatto.